Buonasera a tutti, questa sera ho pensato di preparare un secondo a base di salmone. Andremo a fare un salmone in salsa teriyaki con riso nero e cocco. I procedimenti che dovremo affrontare sono la marinatura del salmone con appunto la salsa teriyaki, per poi andare a realizzare la spuma di latte di cocco e zenzero che andremo a servire con il sifone. Ovviamente, se voi non ce l'avete, vi darò un'alternativa e poi andremo a realizzare il nostro riso basmati croccante al nero di sipria. Iniziamo subito. Mettiamo quindi a marinare il nostro filetto di salmone. L'ho già pulito, ho tolto le spine e ho tolto la pelle. Andiamo a prendere il succo di mezzo lime. In questo modo. E della salsa teriyaki. Se non avete della salsa teriyaki, potete utilizzare della salsa di soia. Andate ad mettere della salsa di soia in un padellino, ci aggiungete un cucchiaio di zucchero, lo mescolate bene, lo fate sciogliere e lo fate raffreddare. Nel momento in cui sarà raffreddato, potete utilizzarla, comunque avrete ottenuto una sorta di salsa teriyaki. Andiamo quindi a marinarlo in questo modo. Mettiamo della pellicola e andremo a girarlo ogni 10 minuti e lo lasciamo in frigo per circa 40 minuti. Ora che il salmone è a marinare in frigo, ci possiamo concentrare sulla spuma di latte di cocco. Io andrò ad utilizzare il sifone, ma ovviamente è un oggetto che non si ha in una cucina di casa solitamente, quindi andrete a realizzare questa crema di latte di cocco in un altro modo, ma ne parleremo dopo. Ora iniziamo. Senza il sifone dovrete comunque seguire gli stessi passaggi. L'unica differenza sarà che io andrò a metterla nel piatto con il sifone e quindi quello che darà aria alla mia crema di latte di cocco sarà il sifone. Nel vostro caso andrete a montarlo o con delle fruste o con un mini pimmer per appunto comunque inglomerare aria e andare a montare la nostra salsa di cocco. Quindi con un roux base con 50 di burro e 50 di farina 00. Il nostro burro si è sciolto, andiamo ad aggiungere la farina e quindi andiamo a creare il nostro roux di base. Mentre cuociamo il nostro roux, mettiamo a riscaldare 300 g di panna fresca e 400 g di latte di cocco. Dopo aver il nostro roux portato a bollore latte e panna, andiamo ad aggiungerli nel roux e mescoliamo finché il nostro composto disegnerà, quindi una besciamella non troppo tirata, ma comunque deve disegnare. Il profumo di latte di cocco è veramente molto buono. Proseguiamo la cottura finché appunto vedete che inizia già a disegnare. Ancora un paio di minuti dovremmo esserci. Quando la nostra base è pronta e disegna come abbiamo detto, come potete vedere, andiamo quindi a setacciare il nostro composto con un colino fino, uno chinois fino, in modo tale da non avere grumi e avere un composto ben liscio. Mettiamo pellicola a contatto e andiamo a raffreddare il più velocemente possibile, quindi io in questo caso vado a metterlo nel freezer. Andiamo a sciogliere il nero di sepia in acqua calda, in modo tale che si andrà a sciogliere più facilmente. Padella ben calda, mettiamo un goccio di olio di semi, uno spicchio d'aglio e un ramoscello di timo, facciamo insaporire leggermente. A questo punto aggiungiamo il nostro riso basmati che ho tenuto leggermente indietro di cottura. Aggiungiamo il nostro nero di seppia. Assaggiamo sempre, capiamo se di sale a posto, ma solitamente... Perfetto, ora andiamo a renderlo croccante. Quindi lo mescoliamo, lo lasciamo un attimino che si faccia la crosticina e poi andiamo a rimescolarlo nuovamente. Il nostro composto di latte di cocco si è raffreddato. Ora andiamo ad aggiungere dell'estratto di zenzero. Ne aggiungiamo una punta, mescoliamo e andiamo ad assaggiare. Ne aggiungiamo giusto una puntina ancora.
perché vogliamo comunque che si senta, ma non sia troppo persistente lo zenzero. Deve solo arrivare in fondo. E aggiungiamo anche un pizzico di sale. Andiamo quindi a trasferire il nostro composto nel sifone. Io quindi in questo caso andrò a utilizzare il sifone. Se invece voi non avete sifone, lo andrete a montare con una frusta da cucina o un mini pimmer a caldo e andrete a servirlo. Le dosi per la spuma al latte di cocco sono per realizzare un sifone da un litro. Nel vostro caso potete andare ad utilizzare un terzo della quantità degli ingredienti per realizzare una ricetta a casa. Il nostro salmone ha marinato per 30-40 minuti, ora passiamo a scottarlo. Un goccio di olio di semi, scaldiamo bene la padella e andiamo a scottare il nostro trancio di salmone. Andiamo a scottarlo e non lo saliamo perché comunque la nostra salsa teriyaki è ben salata. Abbiamo ultimato tutte le cotture, possiamo passare all'impiattamento. Partiamo dal nostro riso basmati al nero di seppia, andiamo a disporlo in questo modo nel piatto e andiamo ad adagiarci sopra il nostro trancio di salmone. Decoriamo con qualche fogliolina di timo limonato. Ora manca solo la nostra spuma di latte di cocco e zenzero. Ecco qui la mia ricetta di questa sera. Salmone in salsa teriyaki, riso nero e cocco. Aspetto le vostre repliche e buon appetito a tutti!